troviamo al Ponte dei Pini. Questo che voi vedete scorrere qui è il torrente Calice e questa come area è la zona di Casale. Siamo all'estrema periferia occidentale del nostro territorio comunale e il torrente Calice fa da confine appunto fra il comune di Prato e il comune d'Agliana, che è sull'altro lato del torrente. Il territorio del comune di Prato si sviluppa in sinistra idraulica rispetto all'andamento del corso d'acqua che poi affluisce nel torrente Ombrone. Questo è sicuramente uno dei punti di maggiore criticità di rischio idraulico del nostro territorio ed è abbastanza evidente anche perché il torrente Calice, come del resto molti altri torrenti del nostro territorio, quando scorre pensile rispetto al livello del terreno. Qui ci ricordiamo che la notte di Natale del 2009 purtroppo il torrente Calice ruppe una sezione di argine in sinistra idraulica e allagò, per cui tutta l'area che noi possiamo vedere qui di sotto della località Casale. Il rischio idraulico a Prato è sicuramente il rischio a più alta probabilità di accadimento, così come specificato anche nella pianificazione comunale approvata appunto nel 2018 e attualmente vigente. Non è soltanto questa chiaramente la zona a maggior rischio idraulico. Prato purtroppo ha altre zone, ha un impatto idraulico decisamente importante, come può essere appunto Iolo per quanto concerne il ponte alle Caserane, sempre sull'Ombrone ovviamente, e poi successivamente andando verso sud il ponte al Molino sulla via Roma e tutta l'area immediatamente a nord rispetto al Ponte a Molino, che è appunto l'area di Castelnuovo. Questo perché tutti i corsi d'acqua minori, che non sono addirittura neanche presi in considerazione da un punto di vista idrogeologico, però chiaramente nel caso in cui l'Ombrone dovesse salire e sale in modo estremamente repentino, tutti gli altri non potrebbero più affluire all'interno dell'Ombrone, per cui rimarrebbero sull'intero territorio. Questo chiaramente va a comportare una problematica relativa a un impatto di un'eventuale esondazione degli stessi. In questo momento, appunto, come dicevo prima, ci troviamo sul torrente Calice, che è un torrente che ha una caratteristica estremamente seria da un punto di vista di protezione civile, che è appunto la velocità di crescita. In caso di precipitazioni abbondanti, e sto parlando di precipitazioni ovviamente non sul territorio del comune di Prato, ma a nord del territorio del comune di Prato, il torrente Calice è in grado di salire da un livello come quello attuale, quindi minimo, siamo intorno ai 30 centimetri in questo momento, fino ad arrivare a 5 metri in meno di un'ora. E questo chiaramente comporta una grossa problematica di risposta da parte dell'intero sistema, che deve essere sempre e comunque pronto in questi casi a poter intervenire. Ci troviamo su uno degli argini della cassa d'espansione di Ponte alle Vanne, che è questa qui sulla mia destra. La cassa di espansione di Ponte alle Vanne è una delle casse più grandi di tutta la Toscana, può invasare circa 900.000 metri cubi di acqua ed è appunto un presidio che è uno fra i più importanti per quanto concerne il rischio idraulico. Le casse di espansione sono appunto delle invasi dove è possibile far entrare l'acqua di un fiume, in questo caso dell'Ombrone, in caso di piena, e poter così invasare una quantità d'acqua importante e tenere per quanto possibile limitatamente sotto controllo il livello del fiume stesso.